Buonasera, professor Barbero. Questa sera cominciamo con una fotografia molto interessante di 150 anni fa e oltre. Qui ci sono degli operai che stanno costruendo un ponte. In realtà non è proprio così, stanno costruendo un fiume e quindi devono costruire il ponte sotto il quale deve passare il fiume. Che cos'è questo? Questi sono i lavori di costruzione del canale Cavour, che attraversa un pezzo della pianura padana, permettendo l'irrigazione di una vasta zona, e che è stato completato esattamente 150 anni fa, nel 1866. E vale la pena di parlarne perché è stato uno dei miracoli tecnologici dell'epoca. Ecco, quindi 150 anni fa l'Italia era molto diversa, era appena stata unificata, ma già si cominciavano a fare delle grandi opere. Questa è stata una grandissima opera. Sì, anzi, proprio nei primi anni dopo l'Unità d'Italia si è speso molto per infrastrutture e l'Italia ne aveva un gran bisogno. Bisogna dire che poi i soldi sono finiti e quindi in realtà lo sviluppo del paese si è fermato a metà. Ma nei primi anni hanno fatto moltissimo. Ferrovie, per esempio. Nei primi 4 anni dopo l'Unità hanno costruito 1300 chilometri di ferrovie. Solo al sud la rete ferroviaria si è quadruplicata. Hanno fatto, che so, la grande stazione centrale di Napoli, meravigliosa per l'epoca, con una copertura in ferro e vetro. E poi hanno fatto opere per lo sviluppo agricolo, come appunto il canale Cavour. All'epoca l'Italia era un paese molto agricolo, la rivoluzione industriale che era già cominciata altrove, da noi è arrivata con molta lentezza. Quindi era un paese molto diverso. Eh sì, e infatti si pensava proprio a sviluppare l'agricoltura. Pensiamo alla pianura padana, la Lombardia era già un paese più ricco, con una rete di canali di irrigazione che risaliva al Medioevo, e infatti formaggio, allevamento. In Piemonte c'era il Vercellese, che era la zona del riso. E in mezzo, fra le province di Novara e di Pavia, c'era questa vasta zona più sterile. E proprio Cavour, che era un grande industriale del riso, decise che bisognava cercare di portare l'acqua anche in quella zona. Dei terreni, quindi. Sì, aveva delle grandi proprietà terriere nel Vercellese e se ne occupava personalmente. Quindi il progetto risale proprio a Cavour. Sì, che lo affidò a un uomo predestinato fin dal nome a occuparsi di acqua, perché si chiamava l'ingegner Noè. Noè. Che infatti fu l'uomo del diluvio universale a un certo punto, perché quando ci fu la seconda guerra d'indipendenza, l'ingegner Noè ebbe l'ordine di allagare tutto il Vercellese, provocando danni enormi fra l'altro, per fermare l'avanzata dell'esercito austriaco. E a quell'epoca l'ingegnere stava già studiando anche il progetto del canale. E era un progetto così complesso che ci mise più di 10 anni per elaborarlo. Quindi già allora i lavori pubblici andavano un po' al rallentatore. Però fino a un certo punto, perché il progetto fu molto lento, ma poi una volta cominciati i lavori sono andati a razzo. In appena 3 anni hanno fatto tutto. Ed è incredibile se ci si pensa, perché uno dice, vabbè, scavare un canale, ma il canale attraversa 101 strade. E quindi bisognava costruire 101 ponti e poi attraversa fiumi, altri canali di irrigazione, torrenti e ogni volta è un passaggio molto complesso, il tutto fatto solo di pietra e mattone perché non esisteva ancora il cemento armato e soprattutto, come si vede bene nella foto, con un'infinità di operai, cioè a forza di braccia. C'erano dei giorni che lavoravano 14.000 operai tutti insieme sul canale. Quindi il Po diventa un affluente del Ticino che va a riversare le sue acque nel Ticino, un po' in modo alla rovescia, diciamo. Eh sì, sì. Grazie, professore.